Radio Radicale, siamo in collegamento con Maurizio Bragagni da Londra, dell'Italian Tories, del Conservative Italian Party, per parlare della Brexit, delle difficoltà numerose difficoltà che sta incontrando Theresa May in vista del dibattito alla Camera dei Comuni dell'11 dicembre. Allora, Maurizio, mi sembra che la situazione stia diventando sempre più difficile per Theresa May, soprattutto per un documento dello scorso 26 novembre che circola alla Camera dei Comuni sull'accordo, diciamo, tra Londra e la Unione Europea sul meccanismo di backstop sulle due Irlande. Che cosa sta succedendo secondo lei? Ma la questione è, allora, sicuramente è un momento difficile. Il primo ministro al momento sembra che non abbia la maggioranza per far passare l'agreement che è stato raggiunto dall'Inghilterra e l'Europa per quanto riguarda l'uscita, diciamo così, concordata dalla Comunità Europea. E si parla anche di un numero abbastanza elevante di deputati che sembrerebbero contrari a votare questo agreement. Si parla di questo accordo, si parla di quasi 70 voti mancanti. Quindi, se fosse così la situazione, è veramente difficile che i comuni approvino l'accordo e quindi di conseguenza l'accordo potrebbe essere rigettato. E questo si aprirebbe quindi di conseguenza uno scenario che è un'uscita dall'Europa senza un accordo, con tutto quello che comporterà questo. Si aprirà anche uno scenario molto complesso, perché sicuramente qualora questo accordo non venga approvato l'11 di dicembre, il 12, quando verrà presentato alla Camera dei Comuni, il rischio grosso è che subito dopo verrà chiesto un voto di fiducia al governo. Ecco, mi sembra che Jeremy Corbyn abbia già fatto sapere che automaticamente lo presenterà se verrà bocciato l'accordo. Sì, esatto, e soprattutto per il sistema costituzionale britannico il voto di sfiducia al governo in carica fa sì che passi il governo al partito di opposizione, cioè Jeremy Corbyn sarebbe chiamato dalla regina a fare il governo, che poi non ci riuscirà, è un altro discorso, però automaticamente non si va a elezioni. In caso di voto di sfiducia è l'opposizione costituzionale che ha l'incarico di formare il governo. Quindi, Ecco, quindi è possibile uno scenario di un governo di minoranza con l'astensione di alcune componenti di altri gruppi parlamentari, come per esempio lo Scottish National Party, gli unionisti o una parte dei conservatori? È uno scenario possibile questo? no, no, lo scenario che si verificherà è questo: Corbyn chiederà il voto di fiducia. Potrebbe passare o non passare, ancora non si sa se questo deal verrà approvato, è molto incerta la cosa. Subito dopo però sicuramente, qualora non passi, si avrà un voto di sfiducia del governo, voto di sfiducia che Theresa May vincerà perché ha i numeri, anche perché se no, come ho detto, vuol dire passare la palla ai laburisti, e sarebbe per il partito conservatore la disdetta totale. Subito dopo però si aprirà una questione interna al partito, che sarà la leadership del partito, cioè si verificheranno sicuramente le carte per verificare se qualcuno è interessato a prendere il posto di Theresa May. Io sono convinto che anche Theresa May in quel caso lì vincerà, e quindi di conseguenza ci troveremo a gennaio di punto a capo. Il rischio grosso invece qual è? Che qualora non passi questo accordo si possa verificare, come ha detto Michael Gove, a questo punto è veramente una possibilità molto forte, che se questo accordo non passi ci sia una maggioranza trasversale in Parlamento per un secondo referendum, che sarebbe Per un secondo? un referendum. Ah sì? Sì. Qualora non passi l'accordo, in Parlamento si potrebbe verificare una maggioranza trasversale tra astensionisti, eccetera, per un secondo referendum, che sarebbe logicamente una disfatta per quello che è il principio del sistema britannico, che è il primo vince, cioè, è sempre stato così, il primo vince e non si ridiscute su quello che è stato vinto. Quindi sarebbe una bella batosta, e sicuramente sarebbe anche molto dannosa per tutto, per il sistema, ma anche per il Partito Conservatore. Sì, ecco, ma Si decide l'11.
Certo, ma chi potrebbe diventare l'alfiere di un secondo referendum? Allora, Corbyn sappiamo che lui diciamo, ha cambiato posizione 3-4 volte su questa questione. La May ovviamente non ne vuole sapere, i Lib Dem e lo Scottish National Party sono forse probabilmente troppo deboli per poterlo fare. Diciamo lo scenario meno possibile questo? Allora, è uno scenario meno possibile. Sono d'accordo con quello che lei dice, che non abbiamo un alfiere, ma abbiamo un personaggio di spicco, leader, che potrebbe cavalcare questo cavallo. Però dobbiamo ricordarci una cosa, che su 650 deputati che sono eletti alla Camera dei Comuni, due terzi sono dei Remainer, cioè due terzi sono stati per rimanere in Europa. Quindi c'è una maggioranza trasversale fortissima che vorrebbe questo deal. Infatti la questione di fondo è veramente vedere se questa maggioranza di due terzi non voterà il Partito Conservatore il deal di Theresa May per motivi politici, cioè per far cascare il governo e andare alle elezioni, rischiando però il giorno dopo di dover votare un secondo referendum. Quindi bisogna vedere, è una questione che si gioca sul filo di lana, perché c'è una maggioranza comunque per far approvare un secondo referendum, e qualora si dovesse verificare un paese senza deal, cioè un'Inghilterra che esce senza un accordo con l'Europa, io sono convinto che nella Camera dei Comuni si formerà, l'ha detto anche Mike Gove, che è un brexiteer convintissimo, che c'è il grosso rischio che si formi una maggioranza per un secondo referendum, che sarebbe un disastro, perché non è detto che venga, che cambi il risultato, è soltanto un'altra perdita di tempo, cioè mettere ancora più incertezza su una situazione difficile. La cosa migliore sarebbe se questo accordo viene passato e si chiude qui e si va avanti. Qualora questo non dovesse verificarsi, ci sono ancora tantissimi scenari che si continuano ad aprire continuamente, e vi posso garantire che da dentro è come si vede da fuori, nessuno sa dove si fermerà l'ago questa volta. Volevo chiederle, se non sono troppo indiscreto, se lei ha avuto occasione di incontrare qualche esponente dei Tories e di parlare con lui della situazione politica, e per capire se esiste anche la possibilità di una composizione dopo un voto catastrofico dell'11 dicembre per la May. Ma allora, anzitutto bisogna vedere, come ho detto, in questo momento abbiamo ho incontrato molti esponenti del partito, questo li ho incontrati, e posso anche dire che ho incontrato, come Mike Gove, la sua dichiarazione l'ha fatta presente in questi giorni, quindi non c'è nulla di segreto in quello che ci siamo detti, anzi, lui ha ribadito, io spero che che si raggiunga una maggioranza di responsabilità tra il Partito Conservatore e altri componenti degli altri partiti, perché votare contro questo deal vorrebbe dire rischiare di avere un no Brexit, cioè di non avere il Brexit, cioè che si abbia un secondo referendum, oppure anche ancora peggiore, ci sia una maggioranza che possa dire Brexit significa rimanere nell'unione doganale, che quindi vuol dire fermare tutto. Quindi ho parlato con Mike Gove, ho parlato anche con altri esponenti del partito, c'è sicuramente tutti vorrebbero chiudere questo capitolo Brexit, lasciarselo alle spalle, ricomporsi poi e andare avanti nell'opera di governo. Sì. Quello che io personalmente penso, e sono sempre più convinto di questo, è che David Cameron ha aperto il vaso di Pandora tentando di risolvere un problema che era il problema dentro il Partito Conservatore con un referendum, ma questa cosa non si chiuderà mai, perché dentro il Partito Conservatore ci sono tre grosse anime, ma soprattutto due concetti. Una parte che vede l'Inghilterra completamente indipendente dall'Europa e una parte che comunque vuole rimanere un certo legame con l'Europa. I Brexiteer non vogliono accordi di nessun genere con l'Europa, e questo è una parte minoritaria anche dentro il Brexit, perché se guardiamo Liam Fox, Mike Gove, i grossi personaggi che hanno guidato il Brexit sono oggi al governo e continuano a sostenere Theresa May, mentre di là abbiamo soltanto un Davis e un Boris Johnson che sono andati dall'altra parte, ma che per dire no deal, cioè no accordo con l'Europa da nessun genere. Quindi
c'è proprio queste due anime che sono in conflitto. Secondo lei che effetto avrà il voto del Parlamento scozzese, che questa settimana vota le mozioni sulla Brexit, che non avranno alcun tipo di effetto pratico, ma insomma noi abbiamo visto che la Sturgeon è riuscita in qualche modo a coalizzare tutti gli altri partiti, esclusi i conservatori, impegnandoli in una dichiarazione di intenti per cercare di raggiungere un accordo. Che effetto avrà? E questo spianerà la strada per un altro referendum, quello scozzese? Ma se allora, diciamo così, ecco un motivo anche per cui il primo ministro di Gran Bretagna non vuole assolutamente un secondo referendum sulla questione europea, è anche perché altrimenti questo riaprirebbe riaprirebbe la possibilità di un secondo referendum sulla questione scozzese. Quindi le due cose sono molto collegate e infatti lei ha fatto un collegamento molto forte. È evidente che quello che uscirà fuori dal Parlamento scozzese avrà sicuramente un effetto sull'opinione pubblica, sicuramente, su quanto riguarda l'opinione anche del palazzo, quindi della regina sicuramente. Io spero che influenzi un po' anche Westminster, anche se in questi giorni sembra un po' sordo a quello che è il desiderio del popolo britannico di chiudere questo, cioè di dire ok, abbiamo un accordo, usciamo ordinati, rimaniamo legati, continuiamo il nostro futuro, anche se questo ha un costo, come il primo ministro ha cercato di portare avanti. Però non dico la verità, vedo un Westminster, in particolare un House of Commons, molto sorda, perché c'è questi due elementi in cui oggi bisogna avere una maggioranza per far passare un deal, per far passare un accordo, quando da sempre esisteva il fatto che la minoranza, cioè l'hard Brexit, i Brexiteer forti, non avevano una maggioranza per cambiare la decisione del paese. Il referendum gli ha dato la possibilità di far cambiare la decisione al paese e oggi da un punto di minoranza riescono a tenere in scacco il paese. Bisogna vedere se ci sono responsabili appunto che voteranno il voto del primo ministro. Bene, io la ringrazio molto per le sue preziose valutazioni. Ringrazio Maurizio Bragagni del Italian Conservative Party, della corrente dei Tories, degli italiani che sono legati ai Tories, riconosciuta da Theresa May. Grazie, naturalmente ci auguriamo di sentirci al più presto per fare altre valutazioni sugli sviluppi della situazione a Westminster. Grazie. Grazie a voi.